Ciao a tutti aliens! Oggi sono qua con la mia mami. Di Sau. Ciao! Ehi! E oggi vi spiego come fare zampanelle. Che poi le zampanelle sono? Zampanelle? Sì, però le chiamano in modo diverso. Tipo già porretta le chiamano, come dici? Borlenghi. Vabbè. Comunque sono tipo delle tigelline, proprio secche. Delle piade, tipo piade. Sì. Si vergogna la mia mamma! Tu mi rompi le balle. Si fanno con la farina. Quanti grammi? Non a grammi. Ogni zampanella, 3 cucchiai di farina. 3 cucchiax. Yes. Pizzico di bicarbonato. Un po' di pizzico, sale. Insomma. Non è pizzico, madre. Ehi, hey, ok, ti stai disponendo, zitta. Un po' di sale, olio di oliva e acqua. Acqua quanto basta? Bravissima, tutto QB. E il sale quanto ne basta? Anche quello QB. Un QB e anche il bicarbonato. Esattamente. Dipende quanto le vuoi salat? Sì. Per il salat. Si prende la farina, 3 cucchiai per ogni zampanella. Non avevi detto uno? 3, scusi. Sì. Tu quanto ne faremo? Nella ciotola. Tu quanto l'hai messi? Queste sono per circa 6 zampanelle. Mia mamma. All'interno della farina mettiamo il bicarbonato. Il bicarbonato dà una leggera croccantezza alle zampanelle. La retina dell'IKEA, specifico, il sale, di grandezza. Sì. Il sale, per questa quantità, io ne metterei così. Ok? Sì. Un cucchiaino da te, sì. L'olio. Extravergine? No, olio di oliva. Della COP, che se non è quello della COP, è un pezzente. Ma sei stupida? Ok. A occhio, belle. Dopo decidete voi, sì. Passerei. Io cucino tutto a occhio. Sì, perché la nonna sono degli anni che te la mena per chiederti la ricetta della crescente, tu gli dici che è occhio ogni tutto, volta te la chiede. E adesso vado con un po' d'acqua per volta. Calda? No. Fredda? Tiepida? Calda. Temperatura ambient? Temperatura ambient. Ok. E poi si comincia a mescolare, ok? Uh-huh. Qui se non avete un po' di forza nelle braccia andate a mangiare le crescentine fuori. Non sono crescentine. Qualcos'altro, perché ci vuole un po' di forza. Non è ancora sufficiente. Deve essere molto liquida, bella. La via di mezzo. Ah, se vedete romanaccia, mo? Bellino, grambiolino, pacciarei. Fessions. Bacino, mamma. Venire il vomito con le tue inquadrature, lo sai? Sì, è da quando sono piccola che me la mena questa storia. Sono mani gli elastici. Io non sento niente. Simpatia. Ti uccido. Ehi, sto sulla spallina della mamma. Non devo venire i grumi? No. Lo specifichiamo, anche se è un po' sotto intense. Ma poca. Gli ingredienti non ve li scrivo sotto perché tanto cosa si vuole, quanto basta in tutto, cioè inutile, giusto mamma re? Sì. Yay! Se poi diventa troppo liquida si può aggiungere la farina, vero? Sì. Sono intelligente, madre. Ma insomma. No, tu vuoi dire così alla Sara, no? Ma se qua ricetta, ma secondo te lo sapranno, loro è Montanara. Montanara.
Denoartrici. Anche perché ci vogliono le piastre per cucinarle. Adesso questa pastella la lasciamo riposare 10 minuti. Te sto a seguire. Si fanno scaldare bene le piastre, queste sono così. Si fanno scaldare. Dove le comprate te, scusami? Si prendono su in montagna da noi. E se loro non ce le hanno, come possono fare? Stica ragazzi? No, bravissima. Stica ragazzi. Si ungono con la cotenna del prosciutto crudo, si unge una parte e l'altra, si mette il composto, ma dopo vediamo. Allora, noi abitualmente le zampanelle le mangiamo col prosciutto crudo, con lo stracchino, formaggio. Formaggio di pecora, mozzarella, questa è una bufala. Questa è salsiccia passita, si può usare anche il salame, si potrebbe usare la mortadella, la coppa di testa. E per finire, di solito se ne mangia, se uno è molto maiale, se ne mangia una come con noi con la Nutella. Bene, la Sarina si prende un pezzettino di salsiccia passita perché ha famona. Si fanno scaldare bene 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 le piastre. Ehi, tra quanto le scagli, scusami, quanto è che sono sulle piastre? Ormai tra poco sono pronte. No, perché questa qua parla senza che registri, capito? Vado? Vai, bella. Allora, con la cotenna del prosciutto cotto, dalla parte del grasso, si unge bene la piastra, vedi che fuma? Se non fuma non sono pronte? No. E poi si va a mettere un mestolo dell'impasto al centro, dopodiché si sovrappongono le piastre e col manico di un cucchiaio di legno si stendono. Sembra Ringo. Adesso la pasta si cuoce. Vedi come viene? Tipo che gli va lungo. Ehi! Ma sono golosa, mamma! E poi ogni sono tanto pesanti. Si girano, sì, sono un po' pesanti. Io tipo tutte le volte che volevo farla non ci sono riuscita. Adesso ci vogliono 3 o 4 minuti perché sia cotta e si procede così all'infinito, ne vero? Finché non finisce l'impasto, ne vero? Il bigliettino, non so se l'ho buttato via. La stessa possibilità si trova anche al Carrefour perché tipo alla Coop c'è. Se c'era quella schifosa al banco, vero? La sceci germaniale! Era... È pronta. 2 minuti, un attimo ed è pronta. E la... come si chiama? Chi? È la bufala. Di che marca è? È lì sopra la lavandina. Ah, c'è ancora il liquidino all'interno. Sì, non lo buttare perché se non la mangiamo tutta si rimette dentro. Oh, no, io ho capè. È pronta, vieni, fai vedere. Olè! Questa è pronta per essere magnata. Saluta tutte le tue amichette, ciao ciao, si c'è. Così alla brutta. È più dura delle zampanelle, cioè vedete, c'è un disco, vedi? Cioè non è che se... Vabbè, adesso sì, è un po' fragilina. Però le zampanelle di solito sono sottili, 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 sottili. Più chiare di questa, vero? Le zampanelle borlenghi. No, le zampanelle, scusami, la piadina. No, la piada non è più sottile di quella. Sì che la piada è più sottile di quella. E quelle che compriamo, scusami. Quelle non sono proprio le piade che... Ah, i borlenghi è tutt'altra roba. È molto più buoni di questi, fammelo dire, perdonami.
Ok, niente, saluta mamma. Ciao.